Dicevo, quindi calcoliamo il numero di classi, in che modo? Radice quadrata del numero dei dati. Calcoliamo la dispersione, R, in che modo? Differenza tra valore massimo dei massimi e minimo dei minimi. A questo punto, conoscendo il valore della dispersione e il valore del numero di classi, divido l'ampiezza del mio intervallo di definizione, valore massimo e valore minimo, per il numero di classi, ottenendo così l'ampiezza delle classi. Come determino i limiti delle classi? Partendo dal valore più basso e andando a sommare ovviamente l'ampiezza così trovata, ampiezza che nel nostro caso, come dicevo, abbiamo arrotondato per comodità, 0,038, 0,05. Questo ovviamente ha implicitamente comportato una riduzione del numero delle classi, e quali saranno le classi? Da 3,30 andiamo in avanti, 3,30, 3,35, 3,35, 3,40, 3,40, 3,45, 3,45, 3,50, 3,50, 3,55, 3,55, 3,60, 3,60, 3,65, 3,65, 3,70. A questo punto che cosa ne facciamo di quei valori limiti? Cosa succede se un valore coincide con quei valori limiti? Abbiamo detto, assumiamo che il valore inferiore, il limite inferiore, appartenga alla classe, il limite superiore appartenga alla classe successiva. In questo modo, ovviamente, assumiamo ovviamente di includere un'altra classe, perché l'ultimo valore ovviamente non apparterrà all'ultima classe, ma alla classe successiva. In alcuni casi si legge, come vi dicevo, l'adozione di un espediente per cercare di rappresentare ovviamente il nostro istogramma in una maniera analoga, ma assumendo ovviamente il primo valore come valore centrale della classe. In sostanza è questo il concetto. Quindi dicevo, se da 3,30 sommo 0,05 arrivo a 3,35, per evitare che uno dei valori coincida con una dei limiti della classe, che cosa si fa? Si porta quell'ampiezza della classe e la si dispone in maniera simmetrica rispetto al primo valore, in questo caso 3,30, 0,05, e ovviamente ottengo che cosa? 3,30 meno 0,05 e 3,275. 3,30 più 0,025, perché è la metà logicamente, 3,325. In questo modo la prima classe avrà come valore centrale 3,30, come limite inferiore 3,275, limite superiore 3,325. Ovviamente i valori successivi andranno calcolati allo stesso modo. Si tratterà di andare a sommare a questo limite 0,05, così da avere 3,375, e procedo ovviamente in questo modo. In questo modo, diciamo, ci dovremmo garantire che cosa? Il fatto che, introducendo in questo caso anche oltre ai decimi e centesimi, millesimi, che nessun valore coincida con uno dei limiti delle classi. Però ci complichiamo, a mio avviso, inutilmente la vita, perché facciamo tanto per arrotondare quel valore 0,038 in 0,05 per semplificare poi i calcoli successivi, che poi reintrodurlo di nuovo mi sembra veramente una cosa inutile. Quindi è semplicemente per dovere di cronaca che vi dico questo. In alcuni casi, in alcuni testi, si legge anche una strada che appunto si può seguire, che è questa, però sinceramente non ne vedo la necessità.
Giusto per farvi avere allora un'idea di quello che esce fuori, nel caso in cui si adotti la soluzione 0,05 a cavallo del primo valore, quindi 0,025 a sinistra e 0,025 a destra del primo valore 3,30 e quindi così via tutti gli altri, tutte le altre classi, allora che cosa vedete? Valore centrale 3,30, valore centrale 3,35, valore centrale per l'ultimo, per l'ultima classe 3,675 e 3,725. Così come dicevo anche prima, vado a vedere ovviamente quelli che sono i singoli valori dei dati nel foglio di raccolta costituito da 100 valori e riporto ovviamente in corrispondenza di ogni classe il valore di frequenza. Ad esempio in questo caso, come vedete, nella prima classe cadono tre valori compresi tra 3 e 275 e tra 3 e 325, nella seconda ancora tre valori, nella terza 9, 32, 38, 10, 3, 1, 1. Cioè il nostro istogramma assumerà quindi per il fenomeno che stiamo considerando, spessore di blocchetti metallici utilizzati in apparecchi, in strumenti ottici di misura, assume il nostro istogramma un andamento di questo tipo. Come vedete il campo di tolleranza era questo, 3,30, 3,68 e il nostro istogramma assume proprio quell'andamento che vi dicevo ci aspettiamo. Un valore di tendenza centrale, valori decrescenti. In questo caso vedete che sono tra altre cose anche valori fortemente decrescenti, la dispersione non è molto ampia e quindi diciamo che il processo sta andando bene, almeno da questa prima analisi sembrerebbe che vada avanti abbastanza bene, ma è troppo presto per poterlo dire perché non abbiamo visto comunque gli altri strumenti, non abbiamo ancora fatto alcune considerazioni. Dicevo, questo è come si disegna l'istogramma, come si dovrebbe disegnare l'istogramma. Ma che me ne faccio con questo istogramma? Una volta che ho rappresentato i dati, quali sono le informazioni che riesco a tirare fuori per cercare poi di capire sta andando bene, sta non andando bene, il processo deve migliorare o non deve migliorare? Allora, innanzitutto la valutazione dell'istogramma deve avvenire sulla base di due aspetti. Innanzitutto la forma e la dimensione della distribuzione, quindi la forma del mio istogramma. Che forma deve avere questo istogramma? L'istogramma deve avere, come vi dicevo, un valore di tendenza centrale, deve essere in qualche modo simmetrico, non ci deve essere una grande dispersione, cioè non deve essere molto aperto, molto allargato. I dati, è chiaro, dovrebbero essere abbastanza ristretti, concentrati, no? Perché significa che sono stato bravo. Se i dati sono molto dispersi, significa che c'è stata una grande variabilità, una grande dispersione in quella caratteristica generata dal processo. Ancora, c'è una regolarità con la quale le classi successive diminuiscono di valore, a partire dalla classe centrale, cioè quindi devo avere questo valore di tendenza centrale, ma ci sono poi le classi che diminuiscono da un lato e dall'altra. E ancora, l'istogramma assume delle forme particolari, delle forme atipiche, ci sono configurazioni anomale, è necessaria un'eventuale stratificazione che vedremo poi dopo che cos'è. Bene, allora la prima cosa è certamente questa, cioè se il mio istogramma assume una forma del tipo di quella in figura, con un valore di tendenza centrale, valori decrescenti e caratterizzata da una certa simmetria, le cose stanno andando bene, il processo va bene. Può assumere però forme anomale, avevo scritto, emergono configurazioni anomale. E quali sono configurazioni anomale, quali potrebbero essere le cause di queste configurazioni anomale? Prima configurazione anomala,
un istogramma piatto, un istogramma cioè dove vedete in questo caso non c'è un valore di tendenza centrale, non c'è un valore predominante rispetto agli altri caratterizzato da un valore di frequenza più alto e poi valori decrescenti, ma si presenta un pochettino a una forma quasi di un altipiano, no? Cioè quindi con valori più o meno tutti abbastanza alti o abbastanza bassi. Allora, una forma di questo tipo è una forma atipica, cioè significa che le cose non stanno andando bene. In particolare, se si presenta una forma di questo tipo, che cosa può voler dire? La cosa che potrebbe voler dire un istogramma di questo tipo è che ho, ad esempio, una sovrapposizione di due distribuzioni, cioè immaginiamo una situazione di questo tipo, un istogramma di questo tipo. Scusatemi ovviamente, ma io per farvi capire non disegno altri due istogrammi, perché sennò diventerebbe troppo complicato, ve li disegno come una linea continua, ma è chiaro che dovrebbero essere due istogrammi quelli che vado a considerare. In effetti significa, come avevo scritto, che nella rilevazione di questi dati, nella rappresentazione dei dati, io ho rappresentato in uno stesso diagramma due differenti distribuzioni. E quali potrebbero essere? Una prima distribuzione, che potrebbe essere questa, e una seconda distribuzione, che potrebbe essere quest'altra. Quindi ho considerato contemporaneamente i dati provenienti da due distribuzioni, li ho considerati contemporaneamente, e quindi sommando tra di loro queste due distribuzioni, ovviamente il risultato qual è stato? Ovviamente pensate che ogni punto di questi, ovviamente l'ordinata si somma all'ordinata di quest'altra, e quindi ho una distribuzione, un istogramma, somma della distribuzione di due istogrammi, ovviamente appartenenti a due fenomeni distinti. Questo significa che cosa? Lo vedremo dopo, che una situazione di questo tipo, un istogramma che ha un andamento di questo tipo, quindi piatto, deve essere sottoposto a stratificazione. Cioè, quindi io questi dati li devo prendere, devo capire un attimo da dove stanno, da dove provengono, e considerare due distribuzioni separate e valutarle poi singolarmente. Un'altra situazione che può verificarsi è questa, cioè l'istogramma cosiddetto a pettine. Che cosa significa istogramma a pettine? Cioè l'istogramma dove appunto ci sono alcune barre di altezza maggiore, altre di altezza minore, ma distribuite in questo modo, per cui ad una alta ce n'è una bassa, poi ce n'è ancora un'altra di valore di frequenza più alta, poi ce n'è un'altra di valore basso, poi un'altra alta, eccetera eccetera. Allora è chiaro che una situazione di questo tipo non va bene, e ovviamente è un andamento anomalo, e significa che devo intervenire perché c'è qualche cosa che non va. Qual è quel qualcosa che potrebbe non andare? Allora, la prima cosa è per esempio questo, un errore nella determinazione del numero delle classi. Vi dicevo prima, la classe, attenzione che è un errore farla coincidere con il singolo valore. Quante volte si rileva e viene rilevato un singolo valore? Si corre il rischio di avere proprio un istogramma di questo tipo. Quando il numero di classi si riduce,
quando il numero di classi aumenta e quindi risulta essere eccessivo, quello che può succedere è proprio questo, cioè si al limite le altezze delle classi coincidono con i valori di frequenza di ogni singolo dato, e quindi è chiaro che ho delle classi con altezze di questo tipo. Allora la prima cosa è vai a rivedere un attimo come è determinato il numero delle classi, perché probabilmente hai sbagliato. Numero di classi eccessivo rispetto al numero dei dati. Ricordate sempre, consiglio la formula, la relazione più semplice da utilizzare è questa: numero di classi uguale alla radice quadrata del numero di dati, che vi dà in prima battuta il numero di classi da considerare. L'altro errore, l'altro motivo potrebbe essere un arrotondamento improprio delle misure, per cui ad esempio la misura che esce fuori da uno strumento viene arrotondata per esempio all'unità immediatamente successiva, quindi in eccesso o al contrario in difetto, o errori nelle persone, errori delle persone nelle rilevazioni dei dati e per esempio nella lettura dei dati, quindi un errore dello strumento o un errore della persona, dell'individuo, nella misura di quei dati e nella trascrizione poi dei dati sul nostro foglio di raccolta data. Certamente comunque una situazione di questo tipo, un programma di questo tipo è una cosa da evitare. Altre forme particolari sono queste, dunque un istogramma che presenta una simmetria positiva o negativa, o un istogramma a precipizio sinistro o destro. Che cosa significa? Molto semplicemente, un istogramma, come vedete, è troncato a un certo punto. Cioè ho un valore di tendenza centrale, ho valori decrescenti, ma la simmetria da uno dei lati, da uno dei due lati, si interrompe arrivati a un certo punto. E quindi è una simmetria positiva o negativa, a seconda se si presenta a sinistra o a destra, ma a precipizio quando viene troncato bruscamente, sempre più in corrispondenza di quello che è il valore centrale. Solitamente situazioni di questo tipo sono situazioni sulle quali bisogna investigare e cercare di capire logicamente che cosa è successo. Solitamente le cause sono da attribuire a errori di campionamento o errori di misura da parte dell'operatore o sovrapposizione di dati che non sono omogenei. Analogamente la situazione a precipizio sinistro, che è una situazione logicamente molto più accentuata e molto più grave rispetto a quella della simmetria positiva o negativa, si verifica quando o ci sono, come nel caso precedente, errori di misurazione o errori dovuti agli strumenti di misura, per esempio valori falsati, cioè in fotoscala dell'utensile, per cui al di sotto di un determinato valore lo strumento non riporta il valore della grandezza e quindi va a scartare, non considera tutti i valori che si trovano al di sotto di un certo valore, quindi fondoscala falsato dello strumento di misura. Altra forma atipica dell'istogramma può essere questa, la forma bimodale, o altrimenti detto a corna. Come vedete, al contrario di quello che mi aspetto invece in un istogramma, dove dovrei avere invece un valore di tendenza centrale e poi via via valori caratterizzati da frequenze decrescenti, in questo caso che cosa ho? Ho un istogramma che ha due valori caratterizzati da una frequenza più alta, quindi non un valore centrale ma due valori spostati. In questo caso ovviamente questi due picchi molto probabilmente appartengono a due distribuzioni diverse, e quindi c'è anche in questo caso
bisogno di una stratificazione, cioè andare a vedere i dati che ho raccolto, la fonte e l'origine di questi dati, e andarli logicamente a classificarli sulla base ovviamente di quella che è la fonte di origine dei dati, ottenendo ovviamente due distribuzioni distinte. Anche in questo caso penso che sia abbastanza chiaro che posso pensare a due distribuzioni del tipo di quelle che ho rappresentato alla lavagna, quindi una prima distribuzione con un valore di frequenza alto in corrispondenza di questo punto, che poi diminuisce, e l'altro logicamente da quest'altra parte. L'altro caso che può verificarsi è per esempio un caso di questo tipo, quindi un istogramma con separato dei valori isolati, e quindi con istogramma con picco isolato. In questo caso le cause più frequenti possono essere ad esempio errori di misura o inclusione in quelli che sono i dati che dovrebbero rappresentare il fenomeno, di dati che provengono da un fenomeno diverso, da un processo diverso, e quindi anche in questo caso bisogna molto probabilmente andare a vedere la fonte e l'origine dei dati e stratificare, quindi stratificare sulla base della fonte dei dati stessi. Quindi dicevo, l'interpretazione dell'istogramma, vedete che non è una cosa poi così banale, perché sulla base e partendo dalla forma che ha la distribuzione, quindi la rappresentazione di questi dati che io ho raccolto, e quindi partendo dalla forma che ha l'istogramma, posso capire se il processo sta andando nella direzione giusta o nella direzione sbagliata. Direzione giusta è ovviamente valore di tendenza centrale e valori decrescenti, direzione sbagliata è istogramma piatto, istogramma a pettine, istogramma asimmetrico a precipizio, istogramma bimodale, istogramma a picco isolato. Ma questo è soltanto uno degli aspetti da considerare, perché ovviamente l'altro aspetto che devo considerare è la posizione dell'istogramma rispetto alle specifiche. Mi spiego, ma poi lo vedremo meglio parlando nel dettaglio di indici di capacità di processo, quindi del CP e del CPK. A me interessa ovviamente rispetto a quelli che sono i valori i limiti di specifica del mio processo, come è posizionato rispetto a questi limiti il mio istogramma. Ovvero, voi sapete che solitamente con riferimento a quello che è un determinato componente, un prodotto che stiamo realizzando, con riferimento a una delle grandezze caratteristiche, pensate ad esempio il diametro di un albero o lo spessore di una lamiera, allora ovviamente io dico: questo è il mio valore target, il valore che io vorrei, no? Una certa dimensione, un certo diametro, più o meno ovviamente a me va bene un certo valore delta x, quindi ovviamente posso dire che questo è il valore target più delta x, questo è il valore target meno delta x. Bene, e adesso io, a parte la forma della mia distribuzione, io devo vedere la mia distribuzione come è posizionata rispetto ai limiti di specifica. Cioè, questo è quello che io ho fissato in fase di progettazione, ma è chiaro che il mio istogramma, se si trova ad esempio in questa posizione, le cose allora in questo caso mi vanno bene. Ma se il mio istogramma è posizionato ad esempio in quest'altra posizione, lo stesso istogramma, ma capite bene che la cosa è un po' diversa. Anzi, consentitemi, io da questo punto in poi, però ci siamo capiti perché sto parlando di un numero finito di dati,
Io logicamente, come troverete anche sul testo, lo rappresento con una curva di questo tipo, sennò non si capisce più niente. Quindi se lo sposto posso anche essere più bravo, caratterizzato da una dispersione più piccola, ma è chiaro che è importante la centratura e il posizionamento del mio istogramma rispetto ai limiti di tolleranza. Quindi l'altra cosa che devo andare a vedere, a valutare nell'interpretazione dell'istogramma, oltre alla forma, è il posizionamento rispetto alle specifiche. Ed è importante, per il posizionamento rispetto alle specifiche, considerare la centratura e la dispersione. Che cos'è centratura e dispersione? Allora, avevo immaginato, considerate un tirabersaglio, io sparo logicamente a questo tirabersaglio. Ovviamente, sapete, possono verificarsi vari casi, ma immaginiamo di colpire il tirabersaglio e quindi di immaginare una situazione di questo tipo in cui io sparo e tutti i colpi, la rosa di colpi, si concentra in questa parte del tirabersaglio. Bene. Allora, questo è un processo caratterizzato da una dispersione contenuta, perché equivale a dire sto sparando ma sparo sempre nella stessa parte del bersaglio, ma la centratura è scarsa perché il centro è questo e io sto sparando qua sopra. L'altra soluzione che può verificarsi è ovviamente questa, dove io prendo un po' tutto il bersaglio ma non prendo il centro. Quindi dispersione elevato, una centratura buona, ma comunque più che altro perché prendo il bersaglio, ma certamente sono distribuiti su tutto il bersaglio. E poi una situazione di questo tipo, dispersione contenuta e centratura buona, perché sono tutte concentrate nel centro. In sostanza, quello che io mi aspetto in un processo e che devo valutare positivamente, che cos'è? Se questo è il target, ovviamente è una situazione caratterizzata da una distribuzione che sia centrata e sia poco dispersa, quindi la dispersione quella che poi logicamente siamo abituati a chiamare, conosciamo come varianza, deve essere comunque piccola, quindi i dati devono essere concentrati, caratterizzati da una scarsa dispersione, e devo poter valutare questo fatto. Devo poter valutare ovviamente la centratura e la dispersione ovviamente di quello che esce dal processo rispetto a quelli che sono i limiti di specifica. Questo viene fatto, e ne parleremo, attraverso la determinazione di due indici che le aziende utilizzano solitamente, che sono gli indici di capacità del processo, che sono appunto indicati con CP e CPK, sono indici di capacità del processo di cui parleremo. Ritornando a quello che appunto stavamo dicendo, anche per concludere comunque questa parte, quindi mi chiedo, rispetto a quelli che sono i limiti di specifica, il mio istogramma come è posizionato rispetto alle specifiche, se è centrato, se è più o meno ampio rispetto alle specifiche. Vi ricordo alcune grandezze caratteristiche della centratura e della dispersione. Allora, vi ricordo che esiste, si parla di media, mediana e moda. La media ovviamente è media aritmetica, somma degli n valori, degli x con i, diviso il numero di valori stessi. Questa si definisce media aritmetica, che è diversa dalla mediana. Solitamente, quando poi parleremo della correlazione e di un metodo del sign test, lì solitamente si devono considerare le mediane, e nel 99% dei casi i vostri colleghi che hanno fatto l'esame in passato confondono sempre quella che è la media con la mediana. La mediana è un'altra cosa. La mediana, diciamo che se lo vogliamo vedere da un punto di vista grafico, rappresenta quel valore che divide in due parti uguali il
nostro insieme di valori, cioè in sostanza rappresenta quel valore tale che lascia un equal numero di dati a sinistra e a destra. Il come si calcola la mediana, sapete ovviamente che nel caso in cui il numero di dati risulta essere pari o dispari, diciamo, porta ovviamente la mediana a cadere a metà quindi tra due dati, e quindi tra il dato n mezzi ed n mezzo più uno se il numero dei dati è pari, mentre coincide con il dato dispari, quindi con l'x di n più uno mezzi, nel caso appunto di dati dispari. Cioè in sostanza se ho 15 valori distribuiti, allora molto probabilmente, quindi dovendo avere 15 valori, 7 da una parte e 7 da un'altra, coinciderà ovviamente con l'ottavo valore, quindi con, ci saranno, quindi la mediana coinciderà con l'ottavo, 7 valori a sinistra e 7 valori a destra, mentre se il numero di dati è pari, 10 valori ad esempio cadrà a cavallo tra il quinto e il sesto. La moda invece rappresenta il valore dominante, cioè quello caratterizzato da un valore di frequenza comunque più elevato, quindi è il valore che si presenta più spesso, che è un'altra cosa. Però non fate confusione tra la moda e la mediana. Per quanto riguarda invece la dispersione, sapete ovviamente, saprete meglio di me, che esiste varianza, deviazione standard e range, definiti nel modo che sapete. Deviazione standard definita come la radice quadrata degli scostamenti dei dati rispetto al valore medio al quadrato diviso il numero dei dati, tutto sotto radice. La varianza come spostamenti al quadrato dei dati rispetto al valore medio sul numero dei dati, e il range come differenza tra valore massimo e minimo. Io ho richiamato semplicemente dei valori e delle grandezze che conoscete ovviamente meglio di me. Bene, giusto per chiudere, vi avevo preparato e presentato quindi come esempio alcuni casi che potrebbero presentarsi. Ecco, questo è il caso in cui vi dicevo, rispetto ai limiti di tolleranza specificati, quindi tolleranza superiore e tolleranza inferiore, il valore target ovviamente è sempre centrale rispetto ai limiti di tolleranza, ai limiti di tolleranza specificati, perché la logica è sempre valore target più o meno un delta x, d'accordo? Quindi è chiaro che il valore target starà qua al centro di questo intervallo. Allora, in questo caso vedete la mia distribuzione, il mio processo sta andando bene perché è centrato, è caratterizzato da una bassa dispersione. Situazione di questo tipo è invece è un processo che rispetto al valore target, diciamo, è abbastanza centrato, ha una dispersione maggiore, sono più bravo o meno bravo? Diciamo che sono abbastanza bravo, meno bravo di prima perché ho una dispersione maggiore, ovvero continuo ad avere pezzi che ovviamente utilizzo e che non scarto perché non cadono fuori dai limiti di tolleranza, però la dispersione è maggiore, i dati sono distribuiti secondo una, appunto, distribuzione caratterizzata da maggiore dispersione. Situazioni di questo tipo invece è chiaro che sono situazioni un pochettino più critiche, più o meno critiche. Questa prima, vedete che il processo è centrato ma è caratterizzato da una grande dispersione, da una dispersione maggiore rispetto alla precedente, per cui, come vedete, che cosa succede? Che pur essendo questi i limiti di tolleranza, ci sono questi pezzi in arancione che cadono fuori, e quindi sono pezzi che io dovrò scartare, che io non potrò prendere, no? Perché cadono fuori dei limiti di tolleranza. In quest'altro caso, come vedete, sembrerebbe che le cose vadano meglio, perché dice, ma sono questi solo i pezzi che scarti, perché sono
mia distribuzione esce fuori rispetto ai limiti soltanto da questo lato, quindi c'è una minore dispersione, ma c'è una minore centratura, perché è spostata tutta da un lato, no? E quindi non so quanto effettivamente poi sia conveniente una situazione di questo tipo. Situazione di questo tipo è la situazione peggiore, dove vedete che in questo caso la mia distribuzione è spostata ancora di più da un lato, ma a questo si aggiunge il fatto che è caratterizzato da una grande dispersione, da una dispersione maggiore, per cui ho molti dati che escono fuori rispetto al limite di tolleranza superiore e un certo numero di dati che comunque cadono fuori e quindi corrispondono a pezzi che devo scartare rispetto al limite di tolleranza inferiore. Quindi anche questa è una situazione certamente da evitare e da scartare. Bene. Allora, questo per quanto riguarda gli istogrammi e l'interpretazione degli istogrammi.